Ah, perfetto, abbiamo Don Davide Abbascià, ce l'abbiamo in collegamento telefonico. Eccoci, Don Davide, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, esattamente una settimana fa, martedì scorso, se non sbaglio, eri in collegamento con il collega Leonardo Fania, un po' se la nostra voce, i nostri occhi, colui il quale sta andando a Lisbona. Ecco, ricordiamo che sei incaricato presbitero regionale pugliese per la pastorale giovanile. E, sei in autobus, dove siete in questo preciso momento? Sono dalle vostre parti. Stiamo passando da voi, sì, siamo vicino a San Giovanni Rotondo, sì. Ah, che bello, vi facevo un po' più al nord, ma va benissimo così, quindi. Allora, Don Davide, come dire, una domanda standard, che aria tira, com'è il fermento, come si stanno preparando i giovani? Ma non so se riuscite a sentire le voci dei ragazzi, ma ecco, non si dorme, per cui questo è un buon segno. Perché c'è una grande attesa, partono applausi così, gratuiti. Sì, no, i ragazzi sono contentissimi, stamattina erano felicissimi di partire, ci sono tante attese, soprattutto perché per molti è la prima giornata mondiale della gioventù, per cui davvero le aspettative sono molto alte. Ecco, allora, visto che sei in collegamento telefonico, chiedo alla regia di mandare in onda. Abbiamo delle immagini dell'inno ufficiale della GMG, se riuscissimo anche ad averlo in sottofondo sarebbe perfetto, così, come dire, accompagniamo questa telefonata. Non preoccuparti, Don Davide, sarà abbastanza breve. A parte questo, io volevo puntare oggi l'attenzione su un podcast molto interessante, perché ormai, come dire, si parla il linguaggio dei giovani. Quando ho partecipato io alla GMG nel 2000, il podcast non sapevamo neanche che cosa fosse. Molto bello questo progetto del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile, Tienimi il Posto, come dire, un modo per far convergere le voci dei giovani di tutte le diocesi italiane. E prima, appunto, ci sono dei podcast, possiamo dire, preparatori, e poi ci saranno dei podcast veri e propri con i giovani che parteciperanno alla GMG, lì proprio sul posto, a Lisbona. Esattamente, Tienimi il Posto è un podcast che è nato con un'intuizione per la nostra Puglia, ma che è piaciuto così tanto al Servizio Nazionale che è stato così assunto come motivo e proposta per tutta Italia. Noi saremo a Casa Italia con Vito Pagnello, Don Francesco Misceo e Rossella Rizzi, che fa parte del Servizio Nazionale, della segreteria. Vivremo lì delle giornate, dei podcast sui temi che Sor Francesca Balocco ci ha consegnato alla fiera della GMG che abbiamo vissuto tutti quanti a febbraio, dei temi che partono proprio dai luoghi della GMG. E saranno ospiti vescovi, presbiteri, educatori, giovani, ragazzi, tutti coloro che passeranno da Casa Italia. Inoltre, oltre a questa proposta che abbiamo chiamato Tienimi il Posto, un selfie da Lisbona, ci sarà anche un podcast più breve che abbiamo chiamato così Pillole di GMG. Mm-hmm. Abbiamo preparato dei bussolotti con delle domande, delle provocazioni, e i ragazzi che passeranno da Casa Italia pescheranno un bussolotto e risponderanno un po' a quella provocazione. E un'altra proposta ancora, Tienimi il Posto di Caci. Saranno delle dirette Instagram che faremo da Casa Italia con tutti i ragazzi che vorranno collegarsi da tutti i luoghi degli alloggi in cui loro saranno a dormire, a mangiare, dai luoghi delle catechesi, per strada. Ci sarà la possibilità di collegarsi durante le dirette Instagram. E poi una chicca in anticipo per voi, alla festa degli italiani che sarà il 2 agosto, come avremo come sfondo il monastero degli Eronimos, noi faremo il backstage della festa, quindi intervisteremo tutti gli ospiti, i cantanti, i ragazzi che saranno dietro le quinte, e faremo delle dirette Instagram. Benissimo, allora caro Don Davide Abbascià, abbiamo anche delle foto che abbiamo estrapolato da delle indicazioni, no, che avete dato ai giovani anche per diventare attivi nella realizzazione di questo podcast, tienimi il posto.podcast.gmail.com. Abbiamo proprio delle foto,
c'è un logo molto bello colorato e chiedo alla regia di poterlo avere sul nostro schermo. Eccolo qui, un podcast da ascoltare con chi ti sta accanto, ecco, molto bello, quindi giovani interessati, sappiate che poi tra le tante cose, quindi l'idea, la proposta, qui troverete tutte quante le indicazioni sul sito del servizio della Pastorale Giovanile Nazionale, è bello anche che nascerà una playlist condivisa con le canzoni scelte dai ragazzi per il viaggio a Lisbona. Quindi, come dire, caro Don Davide, io non so quanti anni abbia tu, ma credo che tu sia molto giovane, ma credo che cose 38. Che sei giovane. Nel 2000, non so se ti ricordi, no, ero piccolo. Eri piccola, appunto. La GMG di Tor Vergata, quella insomma alla quale abbiamo partecipato noi adulti, parlare di queste cose era, come dire, arabo, però non c'era tutta questa interazione, però la bellezza di questo è anche magari poter interagire con chi a Lisbona, ahimè, non potrà esserci. Anche questo. E infatti ci sarà anche uno spazio sia per i genitori, dei ragazzi e sia per i ragazzi che purtroppo per tanti motivi, anche per lavoro, non sono riusciti a partecipare. Bene, e allora grazie a Don Davide Abbascià, buon lavoro. Senti, mi fai buon viaggio soprattutto, buon lavoro, buona GMG, mi fai sentire un altro momento di chiasso, come lo chiamò Giovanni Paolo II alla Tor Vergata dei giovani? Un attimo, vi faccio salutare. Sì. Faccio salutare dai ragazzi. Ragazzi, un saluto per Teleradio Padre Pio. Bellissimo. Grazie. Grazie Don Davide, buon viaggio, buona GMG, grazie. Bellissimo l'entusiasmo dei giovani, aveva proprio ragione Giovanni Paolo II, a stare con i giovani si resta giovani, e disse in quella memorabile GMG questo chiasso, Tor Vergata lo sta ascoltando e difficilmente lo dimenticherà, Roma lo dimenticherà, non riuscirà mai, chi mai l'ha potuto dimenticare.